Siamo con Antonio Sabbatano qui a Miliscola sulla bellissima spiaggia che in questo periodo però è molto sporca. Hai postato su Facebook delle foto e poi ci hai chiamato per avere un'intervista. Allora, buongiorno a tutti, sono Antonio Sabbatano, sono un cittadino di Monte di Procida, amo il mio paese. Oggi ci troviamo sulla bellissima spiaggia di Santo Lillo in località Monte di Procida. E purtroppo già qualche giorno fa ho notato il completo degrado ed abbandono, proprio perché si nota ad occhio nudo quello che ci circonda. Praticamente ci sono i resti di falò d'estate e d'autunno, ci sono bottiglie di vodka dove i ragazzi vengono qui a ubriacarsi, ma la cosa più grave è che tutta questa spazzatura, tutti questi rifiuti vengono seppelliti sotto la sabbia oppure abbandonati nella zona limitrofa della spiaggia, che poi dopo pago sicuramente vi mostrerà attraverso il video. Io sono indignato perché spesse volte ho segnalato questa cosa all'amministrazione, ma si sono solamente degnati di venire a visionare e non andare oltre. Per me significa che è una presa in giro e mi dispiace tantissimo. Stamattina ho protocollato al comune di Monte di Procida una segnalazione per dove dico il degrado e l'abbandono della spiaggia di Miliscola in Monte di Procida. L'ho indirizzata al sindaco pro tempore Giuseppe Pugliese, al segretario generale del comune di Monte di Procida, all'assessore Teresa Coppola e al consigliere Luciano Trabasso e al responsabile del settore UOR 10 Giovanna Romeo. Spero che prenderanno in considerazione questa mia segnalazione e provvederanno nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Vorrei solamente aggiungere un'ultima cosa. Invito i cittadini di Monte di Procida, ma anche quelli che vengono da fuori di Monte di Procida, ad essere più civili, ma devono fare attenzione, perché su questa spiaggia possono addirittura prendere delle patologie del derma, in quanto al di sotto di questa spiaggia c'è sotterrato di tutto. Non mi riferisco a rifiuti tossici o altro quanto sia, ma a rifiuti urbani e a resti di falò. È vergognoso. Signor Sindaco, la invito caldamente a prendere i dovuti provvedimenti. Non bastano solamente affiggere dei cartelli dove dire attenzione, mantenete la cura, eccetera, eccetera. Lei, in qualità di primo cittadino votato da noi, deve agire. Le chiacchiere non ci servono. Grazie.